È arrivato il grande giorno, oggi si decide chi salirà nell'eccellenza di nome e di fatto del rugby italiano. È arrivato il momento di Sitav Rugby Lions e Verona Rugby. E allora, cari amici del web di Tele Libertà, vi diamo il benvenuto qui allo stadio Walter Beltrametti di Piacenza per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie A. Entrate nelle vostre trincee con frittatona di cipolle e birra familiare gelata. Qui a commentare la partita per voi, come al solito, Sanel Muharmovic e Alessandro Biasion. Dovrò tolarvi anche il secondo. Allora Colpani nuovamente per Leatigaga, che vola dentro, sempre con l'inerzia giusta, rompe il primo placaggio, attenzione, può accelerare, se ne va via, cerca il giusto sostegno, ci prova Basson, ma qui è come abbattere una quercia, e abbattilo tu se ci riesci. Trauer nuovamente per Masselli, attenzione, prova a giocare al largo, deve liberarsi del pallone, ancora Michele Mortali che gioca velocemente, c'è comunque il vantaggio, attenzione, scarica nuovamente il pallone e poi pallone perso in avanti da Carbone sul più bello, ma c'è comunque lì in avanti. C'è il vantaggio, ma qui grande spunto di Leatigaga che riesce a liberarsi di quattro giocatori. Poi lì è tutta l'esperienza di Basson che riesce a fermare l'incedere del giocatore samoano, che non ha però avuto il sostegno giusto ancora una volta dai bianconeri. Questa è una bocciatura che arriva in questa partita, Alessandro. Tante volte abbiamo visto anche Michele Mortali provare ad andare alla ricerca del sostegno, che però è mancato praticamente per tutta la partita. Lì, Alessandro, in questo caso superiorità numerica, il 3 contro 1, bisogna giocare. Intanto c'è un disaccordo sulla teoria dei neutrini vicino alla linea della metà campo, si risolve immediatamente, però se ne riparlerà nel terzo tempo, Alessandro, di fronte a una birra. Lions che si riportano comunque a ridosso della 22, attenzione perché altro calcio alto, Alessandro, ancora retroguardia sguarnita del Viadana che davvero fino a questo momento non è pervenuta sui calci alti. Allora bianconeri che lo hanno capito, provano a giocare dai box, provano a giocare con la propria qualità al piede. Allora Lions che possono proseguire nel proprio gioco con Ghilomo verso Subacchi per Bruno Lorenzo Maria nel varco, altra marcatura stavolta con il numero 11 Bruno Lorenzo Maria, il vice capitano, ma ancora una volta è la velocità dei tre quarti a farla da padrona. Gestisce l'ovale Lombardi, prende coraggio, allora gioca vicino alla mischia e adesso è Alessandro Via in versione mediano di mischia. E poi ancora una volta Mori a lanciarsi dentro, testa bassa ad ottenere altri metri di avanzamento. Poi Giovanni Via con il proprio fratello a provare a cercare il varco. Ancora una volta brutto passaggio stavolta, ma poi c'è Giovanni Via verso Rapone. Bellissimo questo passaggio a liberare Nuru. Che ball handling, che trasmissione. Mischia in difficoltà per la prima volta in questo match, in qualche maniera riescono comunque ad arrivare a Ghilomo che incrocia stavolta ottimamente con Mori e poi è Trauer che lancia su Bacchi, pallone lungo, c'è Mori, attenzione, c'è la velocità di Moru, perfetto il calcio De Bruno che però non riesce a schiacciare a terra questo pallone. Qui è tutta l'esperienza di Agnel. Eh sì, è ancora Ghilomo che finta il passaggio, poi riesce a rompere il primo placcaggio, trova il giusto varco, scarica verso Masselli! Seconda marcatura pesante di questo match, però qui il merito va soprattutto a Ghilomo. Eh sì, Alessandro, probabilmente la Prorecco sta cercando anche di buttarla sul nervosismo per cercare di rimettere in piedi questo match. In questo caso davvero non serviva a niente questo placcaggio in ritardo su Ghilomo. E poi è Colpani, attenzione, con Ghilomo per Mori, c'è la superiorità a largo, Trauer nel varco giusto! 52esimo minuto di gioco, arriva la terza marcatura pesante, Alessandro, allora lo diciamo anche un po' sottovoce, l'obiettivo diventa anche il punto di bonus. Ha girato troppo il pallone, allora andrà presumibilmente alla ricerca di una traiettoria più esterna. Ed è così, c'entra i pali! 55esimo minuto di gioco, Lions che vanno oltre al 3 break. Lions che sembrano averne ancora con la giusta cattiveria, poi sono arrivati anche rinforzi, Alessandro, forze fresche con Grassotti, Alessandro Via, l'abbiamo visto in precedenza, difesa del Cusenova che ha tardato a ritornare indietro e un Alessandro Via che era già pronto sul punto d'incontro. Quella qualità che si è vista soprattutto all'inizio stagione, decide comunque di concludere il match su questo calcio di punizione. Matteo Ghilomo non cerca neanche i pali e dunque partita che finisce con il risultato di 33-24. Lions che ottengono i 5 punti e si preparano ad affrontare il big match contro il
CUS Genova per la prima posizione della pool promozione. Dunque direi, Alessandro, che dallo stadio Walter Beltrametti di Piacenza è tutto. Un saluto da Sanel Muharamovic e Alessandro Biasion.